Io l'ho già conosciuto questa settimana quando si è presentato ufficialmente dopo il calciomercato. Vado subito con la prima domanda. Insomma, bella partita, 0-0, buona prestazione anche da parte di Bertoncini, intanto a fare i complimenti perché non era facile marcare quel bisonte di Djuric là davanti. Infatti sono contento della prestazione di squadra, perché andando ad analizzare il match adesso un po' a fine partita, pensando agli episodi, penso che il Modena abbia avuto qualcosa sicuramente in più del Cesena, e questa è la dice lunga, quindi la posizione in classifica che ci sta un po' stretta, e sicuramente con questo spirito di sacrificio, con questo temperamento che abbiamo visto oggi in campo, porterà il Modena ad uscire, penso, dalla zona calda, dalla zona playout il prima possibile. Come è stata la prima impressione a giocare lì in mezzo con Gozzi, insomma, che è un po' il leader massimo della difesa, Aldrovandi a destra e il portiere Manfredini, insomma, come è stato il primo impatto? No, un impatto estremamente positivo. Mi hanno aiutato, sì, tutti i compagni, comunque parlando prima della partita, con metterci d'accordo su diversi movimenti, comunque la squadra sono arrivato da una settimana, quindi avevo bisogno di un aiuto da parte loro. Alla fine sono contento proprio della prestazione e del fatto che abbiamo subito poco. Ecco, in questi casi, con uno 0-0 che sta stretto, proprio come le scarpe strette di un numero più piccolo, e la soddisfazione comunque di una buona prova, c'è un po' una sensazione agrodolce, soddisfatti di sé, peccato per il risultato, ma con buone prospettive già per la prossima gara. Sì, hai detto la cosa giusta. Soddisfatti, magari, come ripeto, analizzando il match, un po' di amare in bocca c'è, perché le occasioni del Modena sono state nettamente superiori, più chiare di quelle del Cesena. Però ormai la partita è finita, chiudiamo tutto, prendiamoci questo punto e adesso, da domani pensiamo già alla gara la settimana prossima, che è ancora più importante di oggi. Ti interessava sapere che oggi il Frosinone ha perso 2-0 con la Juve, l'hai saputo, no? Guarda, non ho ancora saputo, ero rimasto a 1-0. No, 2-0. 2-0 con un gol di Dybala alla fine. Un po' di nostalgia, no? No, Serie A. No, è meglio giocare in B. Sono arrivato a Modena, adesso per adesso è un capitolo archiviato, anche se magari temporaneamente, però archiviato. Adesso sono qua a Modena e penso a salvarmi con Modena e poi dopo vedrei. Il rapporto con Marzorati, a cui hai soffiato il posto, tra virgolette, perché c'è sempre ovviamente tra gli sportivi una rivalità positiva, glielo dico sempre, così ognuno dà il meglio di sé. Il rapporto con Marzorati? No, hai detto bene, cioè, è una rivalità positiva, nel senso che magari fa bene al gruppo e al reparto difensivo come in ogni altro reparto. Sapere che non sia il posto titolare comunque durante la settimana è un fattore che ti deve aiutare a spronare, ti deve aiutare a far sempre meglio, a dimostrare che meriti di andare in campo il sabato, la domenica. Sì. Bene, la prossima partita sarà di sabato, perché in Serie B bisogna sempre un po' guardare quando si gioca. La prossima partita è di sabato a Lanciano, allo Stadio Biondi. Io intanto ti lascio l'auricolare perché siamo...